Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 30 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Occhio alla polemica, tentatrice come una ciliegia. Un bel rosso ciliegia quello di Marte all'opposizione e poiché a voi parlare piace ancora di più difendere i vostri ideali a spada tratta, la polemica diventa tentatrice. Soprattutto se avete quel pizzico di malumore da sfogare perché l'estate, le vacanze, i bi e i weekend al mare stanno per finire e di chiudervi ancora nel solito tran tran color grigio fumo proprio non vi va a genio. Non correte, prima delle nebbie novembrine ne avrete di tempo per godervi i bi e i colori, i profumi di campagna, la frutta di stagione, perciò non pigliate questa scusa se avete del malanimo da scaricare con qualcuno o se vi piace combattere contro i mulini a vento, nel tentativo di emulare Don Chisciotte, lui lo farà meglio di voi. Beghe con il socio, conflitti con il partner, ma se c'è una new entry la musica cambia e da malinconico blues si trasforma in un languido tango o in un allegro rock and roll. Parola del vostro astro guida Giove malizioso intrigono. Lui sì che l'amore lo sa fare bene. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. Cambiamenti improvvisi di umore. Indecisione. Prudenza al volante. Segreti e pettegolezzi ti attireranno. Sarà meglio evitare le bugie. Non condannate il partner perché ha reagito male a una vostra richiesta. Siate tolleranti. Oggi non confidatevi assolutamente con nessuno. Se sarete tentati di farlo desistete. I pettegolezzi sono in agguato e i vostri confidenti non riuscirebbero a mantenere il segreto su ciò che confidate. Notizie in arrivo da persone lontane. Alcune telefonate potrebbero mettervi in agitazione, affrontate tutto con la consueta vostra intelligenza e usate tutto il vostro buon senso. Oggi potreste ricevere una telefonata inaspettata, anche per posta arrivano notizie interessanti. Occhio alla dieta. Abbiate cura di fare voi il primo passo per chiarire con un vostro ex delle situazioni poco chiare o che comunque vi hanno lasciato l'amaro in bocca. In fondo siete voi che cercate risposte e chiedete spiegazioni. Oggi la fortuna potrebbe baciarvi improvvisamente. Anche se moderatamente potreste avere qualche piccolo colpo di fortuna e meritare finalmente un po' di fortuna. Oggi mostratevi gentili con tutti anche se avreste voglia di urlare, con la moderazione otterrete più di quanto sperate. Sorridete di fronte a ogni problema e non mostratevi sconfitti prima di aver lottato. Questa giornata ti inviterà a riflettere. Molta introspezione e segreti. Fai le riflessioni sempre su ciò che stai facendo. Sarete in forma splendida, pronte a lanciarvi nelle imprese più avventurose o nella conquista di un nuovo amore. Buone possibilità di fare incontri interessanti per le persone single, ricordando sempre che l'amore non arriva a domicilio ma bisogna uscire a cercarselo. Ci sono buone notizie per voi sul fronte del lavoro, ma non solo. Vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi di lavoro vi regaleranno belle soddisfazioni. Arriva un nuovo giorno fortunatissimo in cui Giove continua ad abitare nel segno amico dell'Ariete e vi produce entusiasmi a volontà, specie se siete nati nella prima decade. Si esalta la vostra generosità, la disponibilità a venire incontro agli altri, il tipico slancio di calore umano. In famiglia riuscite a riprendervi uno spazio centrale dove diventate vera e propria anima della casa e elemento di consiglio prezioso per tutti i componenti del clan. Imbronciata la luna mattutina allo zenith in quadratura, pronta a parlarvi di lavoro e naturalmente di soldi, o meglio della loro mancanza come prospettano giornali e quotidiani. Botta di vita verso mezzogiorno grazie al passaggio lunare nel segno amico della bilancia già occupato da Mercurio simpatico e comunicativo.
energia e ottimismo anche dal vostro astro guida Giove in Trigono e dalla bella Venere che da Leone continua a strizzarvi l'occhietto. Attenzione però a non strafare, avete messo gli occhi su qualcuno che il cuore ce l'ha già impegnato mentre Marte all'opposizione vi parla di rivali agguerriti, non solo sul fronte commerciale della concorrenza, ma anche su quello privato. Non vorrete farvi prendere a pugni per caso o finire bersagliati da improperi sui social? Ricordate che il pianeta rosso è maestro di aggressività ed esagerazione, sappiatevi fermare per tempo. Amore ed Eros. Pappa e ciccia col partner e gli amici, tuttavia questo non vi impedisce di tanto in tanto di fare una bella strillata con voce da orco o da megera, prendere tutto di petto lasciandovi trascinare dalle emozioni sempre eccessive rispetto all'entità degli eventi. Ma siete fatti così e ormai lo sanno tutti, perciò non ci fanno più nemmeno tanto caso. Forte rivalità in amore da non prendere sotto gamba, se siete dalla parte della ragione sostenetela con forza, ma se il predatore siete voi riconoscetela all'altro. In tal caso la scelta andrà all'oggetto delle brame conteso, lasciate che sia lui o lei a decidere da che parte stare. Figli in gamba, più di quanto non avreste supposto, agli esami di riparazione ne escono da vincenti, facendovi tirare un sospiro di sollievo. State cercando di riconciliarvi con la persona amata? La soluzione è più semplice del previsto, fate un sincero mea culpa, pentendovi per gli sbagli commessi. Troverete presto la piena assoluzione. Venere, Giove, Mercurio e Saturno si trovano in segni amici e vi garantiscono una sintonia erotica di grande soddisfazione con la persona che avete scelto di avere accanto. La configurazione astrale benevola inserisce un tocco di emotività che può rafforzare ancor di più l'innamoramento, contribuire a regalare quest'oggi atmosfere decisamente poetiche alla vostra relazione. Nascono per voi oggi amori dalla lunga durata. Lavoro e denaro? Contrariati in mattinata quando sembra l'argomento clou della giornata, ma poi superate le prime ore difficili. Tutto si assesta e la vostra attenzione si rivolge, giustamente anche ad altro. Serve concentrazione però, sul fronte commerciale l'interlocutore è piuttosto agguerrito, premunitevi di argomentazioni inconfutabili e una ferma determinazione negli occhi. Sarà una giornata positiva per concludere affari molto interessanti e redditizi. Chi desidera vivere un'avventura o una situazione nuova più eccitante del consueto, avrà l'occasione giusta per farlo. Decisi e impegnati a raggiungere traguardi di prim'ordine, così vi vogliono Giove e Mercurio in special modo se siete nati della prima decade del vostro segno. Venere che è ospitata felicemente nel Leone oggi vi vivifica, immette nella vostra ambizione l'elemento indispensabile dell'intuito per visualizzare meglio quelle difficoltà future che possono costellare il cammino verso il vostro successo. Benessere. Gli stati infiammatori vi vengono incontro come cavalli al galoppo e lo stesso vale per qualche scapestrato che guida digitando messaggi al cellulare senza guardare la strada. Ecco perché dovrete avere occhi non solo per voi ma anche per gli altri, la fortuna si allea sempre all'attenzione e alla lungimiranza, non datele motivo di sbagliare bersaglio. Una giocosità spensierata abbellisce il tuo segno oggi. Potresti sentire un maggiore livello di energia e il desiderio di giocare con gli altri. Il tuo atteggiamento sarà attraente e persino seducente. Per lei, rose dall'invidia perché le amiche hanno il pancione o il passeggino e voi no? Parlatene con lui, ma se rimane visibilmente in disaccordo non insistete, nulla di peggio di un figlio voluto solo a metà. Per lui, spirito competitivo, nato per gareggiare e per vincere, i compagni di squadra lo sanno e fanno del loro meglio per non deludervi. Davanti alla sconfitta ci restate così male. Colore delle emozioni, rosso lacca. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.